Prova di The Wolf Among Us, l'avventura grafica di Telltale Games. Un saluto ai lettori di AndroidWorld.it, siamo oggi in compagnia di The Wolf Among Us, una delle avventure grafiche di Telltale Games, la software house che forse conoscerete per The Walking Dead, la serie di avventure ad episodi uscita anche su Android non molto tempo fa. The Wolf Among Us è una storia completamente differente, ovviamente, e è arrivato su Android in realtà ben quattro mesi fa, ma come esclusiva per i Kindle Fire HDX di Amazon, e solo qualche giorno fa è effettivamente arrivato anche sul Play Store di Google. Appunto, è un'avventura grafica, un'avventura in terza persona, il motore grafico è molto simile a quello visto anche in The Walking Dead, e anche lo stile di gioco è il medesimo, ovvero appunto una storia da seguire che si plasmerà anche in parte in base alle scelte che faremo lungo la nostra strada. Purtroppo già da qui avrete capito uno dei difetti del gioco, forse uno dei pochi che riusciremo a trovare: la mancata localizzazione in lingua italiana. Stesso difetto che purtroppo affligge anche una delle altre recenti avventure grafiche arrivata su Android, ovvero Republic, visto che è francese il termine. E quindi, se non masticate appunto bene la lingua d'oltremanica, forse non è il gioco più raccomandabile. Ed è un gran peccato, perché le atmosfere di un gioco del genere, la storia, appunto il coinvolgimento, perché anche The Walking Dead, uno dei suoi punti di forza era appunto il coinvolgimento anche emotivo che si poteva avere. Può sembrare strano, ma non era per niente difficile calarsi appunto nei panni dei personaggi e provarne le emozioni e le esperienze che stavano vivendo. Ovviamente The Wolf Among Us propone proprio la medesima cosa, soltanto appunto, come già accennato, in un'ambientazione completamente differente. La storia infatti è ispirata sempre a una serie di fumetti, Fable, e assumeremo il ruolo di Bigby Wolf, che è lo sceriffo della zona, quale zona? Di Fable Town. È un quartiere di New York dove si rifugiano i cosiddetti Fables, che sono personaggi delle fiabe del folklore, che sono dovuti fuggire dai loro mondi ricostruendosi appunto una vita a New York. Qui già ne possiamo ammirare uno. Una delle caratteristiche di questa storia è da ritrovarsi nell'incantesimo denominato Glamour, che permette appunto a questi Fables di mascherarsi come classici umani. Ora, l'avventura di per sé inizia senza sottotitoli, per cui per quanto appunto possiate conoscere la lingua inglese, è un aiuto per niente banale da utilizzare. Get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. I'm looking at a 3-foot toad in a sweater. That's a problem. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to. Ovviamente i protagonisti del gioco sono per larga parte i dialoghi, che sono anche quelli che andranno appunto a plasmare la storia, che sono quelli appunto che ci permetteranno la maggior parte delle volte di effettuare quelle scelte che poi andranno ad influenzare sia il rapporto con gli altri personaggi sia appunto l'evolversi della storia. Sono scelte come per esempio non parlare, esprimersi in determinati modi, o anche appunto scegliere una strada piuttosto che un'altra, scegliere se uccidere o risparmiare un personaggio, tantissimi tipi di scelte. Scelte che poi verranno salvate e portate avanti nei successivi capitoli. Ora, perché stiamo provando The Wolf Among Us? Perché anche The Wolf Among Us, come molti giochi e come tutti i giochi di Telltale Games, permettono appunto di provare il primo capitolo gratuitamente.
Quello mi danno appunto di provare il primo capitolo gratuitamente e poi scegliere se procedere nella storia, quindi sbloccare gli altri capitoli spendendo una cifra che varia dai 3,65€ ai 10,96€. 3,65€ per l'acquisto dei capitoli singoli, 10,96€ per tutto il bundle con gli altri 4 episodi, quindi in totale 5 episodi per una longevità piuttosto alta, insomma, per un classico gioco mobile. Con la possibilità anche appunto di rigiocarlo, proprio perché, come abbiamo già detto, i dialoghi e le scelte che faremo andranno a plasmare in parte la storia che vivremo. Quindi, visto che è anche un download impegnativo che supera il gigabyte e è richiesto anche appunto un dispositivo in grado di supportarlo, vogliamo appunto aiutarvi nella scelta se iniziare questa storia, perché ovviamente se lo installate, giocate il primo capitolo e poi non avete intenzione di spendere 10 euro, fate una storia appunto neanche un quinto di quello dei fatti che la caratterizzano, e di fatto sarebbe una specie di perdita di tempo, ecco, insomma. Prima di concludere, godiamoci insieme qualche attimo di gioco. Something on your face. Fuck are you talking about, you stupid cunt? I'll fucking kill you. In quanto sceriffo della zona, ecco appunto. In quanto sceriffo della zona dobbiamo intervenire in questi casi. Non l'abbiamo premuto in tempo. Quindi, piccolo consiglio, non distrarsi. E bisogna anche essere particolarmente veloci. Abbiamo provato a fare lo swap su schermo, ma non è servito a molto. Poi ovviamente ci siamo messi contro l'energumeno di turno. Perfetto. Diciamo che ora ci sta andando un pochino meglio. Abbiamo capito le meccaniche. Però ancora non è al tappeto, anzi. Ok, ciò vi lascia intendere quindi che oltre appunto a dialoghi e scelte particolari, ci sono anche momenti piuttosto concitati, esattamente come in The Walking Dead. Understanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came.
it off. Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I did. Bene, non vogliamo proseguire oltre anche per non spoilerare più di troppo la storia di The Wolf Among Us. Concludiamo quindi questa rapida prova con il solito saluto da parte di Lorenzo Delli e AndroidWorld.it.